Ora, Presidente, voi dite che la consulta non ha bocciato la riforma dell'autonomia, è costituzionale, però deve ritornare in Parlamento. Questo che cosa significa? Smonta la legge? No, non è incostituzionale e quindi vuole dire che le nostre richieste sono assolutamente legittime e che la legge di Calderoli è assolutamente legittima. Pone delle ulteriori guarentigie a favore del Parlamento, bisogna fare altri passaggi nel Parlamento. Mi fanno sorridere quelli che gridano alla vittoria dopo che loro, tramite il loro presidente Bonaccini, aveva sottoscritto un accordo che il Parlamento l'avrebbe visto soltanto una volta alla fine del percorso di accordo, soltanto per approvare o rigettare. Quindi mi sembra veramente che sia una situazione paradossale quella delle opposizioni, ma va bene, non brillano mai per coerenza. Quello che è certo è che potremo andare avanti nell'affrontare le diverse problematiche per portare avanti il discorso dell'autonomia. Calderoli, che tempi prevede? Sui tempi non li ho previsti neanche quando non era intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale. Io credo che i tempi siano quelli necessari per fare un lavoro in modo serio, in modo coerente.